Nel live live perfetto, Importunando. Arriviamo subitissimamente. iniziamo subito con la chiamata. Arriviamo David, subito. dov'è? Ospedale, Che succede? ospedale. Sopra, sopra, sopra. Sì, certamente sta arrivando. Che succede? Adam 1 va in codice 2 sopra l'ospedale, che ci sono i giornalisti che stanno importunando la direttrice sanitaria. Passo. Iniziamo col botto, insomma, già chiamata. Saranno giù. Io vado giù, resta su. Salve, No, di qua, verso agenti. di qua. Salve, mi scusi. Salve? Salve. La direttrice dov'è? Salve. Siamo impegnati un secondo. Perché c'è stata una chiamata alla polizia direttrice che la stanno importunando. La direttrice? Sì, dove si Sì, trova? i giornalisti. Allora, un momento che io devo andare via Ve col computer. la chiamo. Eccola lì. Signora? Sì, ho Tutto bene? risolto. Sì, Aspettate un po'. aspettate. Chi mi No, ho sbagliato. Annaccia santa, aspettate. Però, sì, sono qui, Ok. scusi, scusi. Arrivederci. Sì. Signora, tutto Però bene? comunque, Sì, cioè, no, comunque va stavano con i bene che ce l'ha, giornalisti ma che lei con ha la morfina comunque chiamato. doveva sta Scusi, venite ferma. qua. Lo so. Vabbè, scusate, io devo andare uno secondo ai miei pensieri, proprio Vai, veloce. Tobias, tranquillo. Niente, Elisa, giusto? Sì. Salve. Ok. Niente, Elisa, ho risolto. Era il signore qui che voleva rilasciare un'intervista, il paziente qui. Ok. Certamente. Mandiamo Per subito una quello, pattuglia. siccome Va ho bene, visto che stavano ok. girovolando. No, Certamente. Mi risolto, a scusate posto, va il... bene. Sì, A posto. l'understanding. Allora noi torniamo al Grazie. lavoro. Buona giornata. Grazie, Buona grazie. giornata, Che è successo, direttrice. Si Vanilla? riprenda Salve. presto. Arrivederli. Che è successo, Vanilla? Di Andiamo a fare un piccolo controllo. Hanno chiesto di fare un giro di qua? pattuglia. Si esce di qua. Salve, dottore? Purtroppo no, sono Schiaffo in bocca e paziente. fuori dalle Sì. Ha coglioni. Oh, salve. preso tutto? Sì, ho preso la Mamo? medicina. Ci fate i capelli neri? Che c'è vicino a Vanilla? Io bello. Un Presto. controllo. Chiamano per un controllo? Non capisco. Non ho capito. Che cazzo ha chiesto Vanilla? Hanno chiesto un controllo di routine. Ok. Già una pattuglia. Signori, siamo già qua. È un controllo di routine, non serve. Opla. Salve. Salve, eravamo anche noi qui Salve. di Sì, c'erano routine. chiamati per un controllo, non so, boh. Vabbè. Salve. Salve. Dove cazzo è quel coglione di spacco alla faccia? Kachenko. Salve. Mi Come l'ha raccomando. vestito, bro? Io sono bravo finché la gente non cerca. Se sentite qualche muso rotto e sentite che qualcuno sta cercando JK, ditegli di parlare col Londra, diretto interessato e non parlare dimmi. con altre persone. Senti, ma Grazie. mi è scoppiata una gomma un po' più avanti, ce la fai a venire a Ah no, cambiarla? gomma io non riesco a portarla adesso, non ho camion. Ah, Prova a vabbè. chiamare altri Io ragazzi. chiamo altri ragazzi, vabbè, sapevo che c'eri tu. Ciao bello. Lo so, mi dispiace tesoro. Salve, tutto Salve, ok? buonasera. Sì, tutto ok. Ok. Salve. Salve. Posso offrirvi Qui da Cadetto bere? Garcia, volevo avvisarvi che ci sono in giro per la città sempre i soliti tizi in bici vestiti di rosso che ci hanno appena comunicato che hanno appena detto che vogliono spaccare la faccia a una persona. Siamo allerta e vediamo cosa fanno. Ce l'abbiamo davanti qui, Adam. Ricevuto, non fate Niente affinché loro non facciano movimenti strani, passo.
Io mi ero fixato, tu? Mi vedi bionda? Poco. Ok. C'è fuoco, acceso. Chi è il proprietario? Controllo subito. 228VQU. Oh, ha toccato il muro? No. Vabbè. No, dai miei occhi no. Adesso è un punto di vista, non si preoccupi. Ah. Ripetimi la targa. 228VQU. Un secondo. Un secondo, oddio, è bello. Vada, ci passa. Vada, vai. È il signor Tototonno il veicolo. Ok. Ma sarà dentro Tototonno, penso. Andiamo a vedere. Sta bevendo. Prego, vada, ci passa. Maronna mia. Perfetto. Maronna. Si fa un po' di pratica. Chio! Il paletto, maronna. Vabbè. Prego. Devo parcheggiare, mi scusi. Qui dietro? No, qua. Salve. Ciao Daniel. Oh, possiamo andare. Arrivederci, gente. Arrivederci. Mi hai detto che ha lasciato il motore acceso? Certo, sta arrivando. L'importante è che adesso non si rovini. L'importante è che adesso non perdo le chiavi, vedi tu. Sei pronta? Cosa? Di vedere questa manovra? No, non farla perché fai figura di merda con la mia macchina. Poi già un po' rotta. Hai visto? Aspetta, fammi guidare a me un attimo. Se no perdo le chiavi, un secondo. Vai, passa di qua. Andiamo un attimo in centrale downtown a mettere in garage un attimo. Perché vedo che c'è il muso rotto io, vedo. Tu dove vedi aggiustata? Yes. Andiamo. Il mio punto di vista. Oh mio Dio, che è successo qua? Tutto bene? Fatto. Bene. Andiamo. Yes. No, tutto a posto. Qui Adam 1, vice capitano, possiamo essere autorizzati ad andare a controllare i punti zona rossa, passo. Oh, ok, funzionato. Prego. Vice capitano. Qui Adam 4, siamo a Grove Street, siamo appostati vicino alla casa di questi tizi qua. Da adesso nulla in movimento. 10-4, non esitate a chiamare se servono rinforzi. Qui Adam 1, passo. Ma c'è la benzina. Tenente Coppia, sono disponibile ad andare ai punti. Grazie, tenente. Certamente. Qui Adam 4, ci sono due soggetti, mazza da baseball fuori dalla casa. Ripeto, mazza da baseball in mano fuori dalla casa. Siamo qua due isolati, se serve agiamo, passo. Ok, non fatevi vedere. 10-4. Dovete tutti riavviare la radio. Ok. E via. È avviato?
Non ci riesco. Allora. Che dice? Mi ricevete adesso? Ti ricevo. Ci riceviamo. Allora, qui Adam 4 sono insieme a c'ho due schermi, mi fa il tabbare. Ci sono 3-4 soggetti con mazza da baseball in mano dentro una casa, un vicolo. Ce l'avevano uno appostato davanti con la mazza da baseball. Sono i soggetti stati, dovrebbero picchiare qualcuno. Adesso facciamo il giro attorno alla casa e verifichiamo. Nel caso, pronti a intervenire, vi teniamo aggiornati. Adesso avete accesso a entrare la casa, mi raccomando. 10-4, ci teniamo zona discount in caso di rinforzi. Siamo attorno alle altre case, lì non ci siamo avvicinati ancora. Smitta, per caso da bere? Adam 1 mi riceve. Non Adam 1 ti riceve. La riceve forte e chiaro. Puoi ripetere, vice capitano? I punti non si controllano. 10-4. Si è ricevuto, ricevuto. Cioè, già detto il tenente. Ripeto, Smitta, da bere per caso? Vediamo. Grazie. Allora, un soggetto è fuori, mazza da baseball in mano, sta blustrando l'aria. Ma qual è l'obiettivo? A tenerli d'occhio, c'hanno... non mi ricordo qual è Adam, ci ha detto che i sospetti probabilmente dovranno... Ho comunicato io a Adam 1, hanno detto al Vanilla chiaro e tondo, urlando anche che vogliono spaccare la faccia a uno, passo. Stanno girando con le biciclette attorno alle case. No, non andare, siamo dietro qua proprio. Per quale motivo? Non capiamo il motivo per quale dobbiamo intervenire. Non siete pronti a intervenire, allontanatevi da là. Ma fate noi un abbigliamento vicino. Normale, molto chiaro. Normale pattugliamento in giro per la città, mi raccomando. Sì, infatti non capiamo. Un momento che il tenente sta discutendo con qualcuno, eh? Codice 4, oh, signori. Codice 4, ce ne andiamo, la coperta è saltata. Stiamo inseguendo... Ripetere. Stiamo inseguendo un camioncino del Guido News. Dove? Direzione? Ci troviamo sopra l'ospedale. Direzione? Minchia. Sopra l'ospedale, Split, sopra l'ospedale. Direzione? No, ospedale. Siamo fermati all'ospedale. Ah, si è fermati, ok, comunicatelo. Codice 4. Codice 4, basta. Minchia, roba una vita. Direzione? Allora, direzione? Ospedale? Direzione quale? Nord-sud? Ospedale? Cazzo, ma io... Adam 4 vanno via da Grove Street.
Cioè, che cazzo, ma sono 94 player e non, sa, non, cioè non ne trovi manco uno in giro. Uno qua, due qui. U-Tool saranno a lavorare. Andiamo a verificare lo U-Tool, dai. Mm-hmm. Qui Adam 1 si dirige allo U-Tool, passo. Abbiamo fatto un traffic stop al, all'ospedale. Che voglia di vivere che c'è il vice capitano. Sì. Non lag, laggo. Sto vedendo. Nonna. Che cazzo è il play? Ora c'è una macchina davanti, ma mi fa laggare. Sono uccise tutte le e luci. Questo con la regina che fa zigzag. Adesso li suona. Un pochino più avanti, vedi se gira quello YouTube. Ok, no, niente. Non c'è nessuno. No, c'è qualcuno lo YouTube. Ne ho vedere. Codice 4. Controlliamo se passano così tipo l'autostrada. Mm-hmm. Ma così ci vedono subito, non lo fanno. Infatti è apposta, quindi ci mettiamo qua così non fanno. Ci hanno provato a ricattare con lo scoop di una zona che avete trovato. Dovete dire qualcosa? Sì, vice capitano mi diceva, glielo spiego. Sì, la ricevo. Allora, oggi. Ma non via radio, per favore, che sono intasata la radio, grazie. Ci sono io, sì, signori, non via radio. Me lo spiega, la gente che. Ci trovo per l'utilizzo della radio, non le conoscono, mamma mia. Cosa ci vuoi fare? Li controlliamo, siamo qua un po' a controllare che non facciano rapine. Che stronzi che sarebbero a fare? Mettere le barriere. Ma ah, l'hai sentito anche te? Sì. Ah, ok. No, perché ho detto era live book, no, non ha senso piazzare le bandiere. Lasciali fare. È una stronza, mettiamo le barriere così non passano più. No. Comunque no. Stavo dicendo che i giornalisti ci hanno minacciato di pubblicare un post. Sì, lo sappiamo noi di Adam 2. Per una multa, quindi nel caso li butti in cella e gli rimane un posto. Se vuole dire in radio così glielo spieghiamo. Noi li abbiamo già avvisati. Noi li abbiamo già avvisati in quello che andando incontro, poi la loro responsabilità. Sì, è già la quarta volta che si comportano così, vice capitano, vedo un po' lei. Thank you.
Te lo stavo per dire. Ma è 17, oddio! Dobbiamo tornare dietro, veloce! Guarda tutti che corre! Ma che sceriffi sono andati via! Abbiamo 5 minuti per andare fino a Vespucci. Qui comunicazione per tutte le unità. Tra 5 minuti ci sarà un blackout per chi non avesse letto, quindi vedete voi, posso. Allora, chi chiama il downtown che è qui vicino? Oh? Sì, 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 come vuoi. Tanto poi se si riavvia rientriamo, lo chiamo in macchina, quindi... Ecco, ripeto, non sapere quale è. Con update, cosa metteranno? Change log. Nuova macchina per la polizia. Porsche Cayenne 911. Sì. Ma tu che unità andrai, Dani? Reclutamento. Strano. Strano. Mi piace fare il professore. Ah vabbè, allora l'ASU non c'ho più voglia, l'ho fatto per tutti i wipe, guidare gli elicotteri, sinceramente non me ne sbatte niente, non mi interessa. Poi, investigazione non mi piace perché non lo so fare le pile detective, non avrei lo sbatti di farlo. E poi c'è la task force unit che verrà usata due volte se sono fortunati in tutto il wipe. A questo punto di butto del reclutamento, molto ben tenuto anche sergente reclutamenti, quindi cazzo me ne frega. Costa dentro sergente investigativo sicuramente. Lo so. E vado in investigativo. Per favore, vorrei che tutte le macchine venissero inserite dentro il garage. Ecco, hai visto? Ma perché? Ma io adesso cioè, mi incazzo io adesso. Cioè, ma scusami, ma non ha senso. Non avrebbero fatto l'aggiornamento nel nuovo wipe con le auto che si salvano. Cioè, ma che non ha senso che lasciare. Cioè, io parcheggio fuori, non devo andare sino giù in fondo. Parcheggiare l'auto nel cazzo di garage, andare in centrale, uscire, andare di nuovo giù in fondo e riprendere l'auto. Ma non ha senso. Ecco qua, Cenzio, come meccanico. Ha aumentato di 2 kg la capienza del resto. Oh, fermo. Changelog. Ho aumentato di 2 kg la capienza di inventario del flatbed, ora 42 kg in modo da portare da 26 ruote. Cambiato sistema di riparazione ruote. Ora le ruote sono item e si prendono sempre dallo stesso punto. Le auto dove le ruote rotte. Ma che cazzo, YouTube? Le auto dove perderanno altamente salute per poi fermarsi. E il loro danno si baserà sulla velocità o dal numero di ruote bucate. Quindi, se avete tante ruote bucate, la macchina si romperà prima. Esistono due tipi di ruote: ruota e ruota di scorta. Ruota di scorta, 3,5 kg. Serve per tamponare il danno che vi permetterà di percorrere un paio di chilometri prima di esplodere. Potrà essere acquistato dai meccanici recandosi a Colmista, $150 il pezzo, e poi per rivenderle ai civili. Da meccanico... Grazie solo. Ah, ma cazzo, guarda che... Ma... Devo dirglielo a Zenor che ha sbagliato, ma comunque... Ok, l'agente Samuel Price, l'agente... Come si chiama? Come si pronuncia? Pat? Wyatt Mitchell... hanno accesso al... La meccanica per poter aggiustare l'auto auto... montare la ruota di scorta deve essere smontata prima con la chiave inglese e io in estreme sbucata con un coltello. Per poter essere sostituita con la ruota permanente. Ruota, ste chili, permetterà di riparare al 100% la ruota di mezzo. Poi polizia, ha aggiunto l'LB per la polizia, ovvero i lampeggianti mobili. Ha spostato aree di sequestro veicoli, ora nel codice postale 7518. È sbagliato in realtà, non è 7518, è un altro, però te lo dico io doi. Garage, ora il garage da lavoro e mappa per un solo colore identificativo dei garage personali. Con la forma rimane quella. Aggiunto blip demolizione e nuovo blip cancella auto da lavoro. Si troverà nella zona di sequestro auto.
Dove l'hai sequestrato? Non siete potuti restituire il veicolo da lavoro qualora cambiasse lavoro. Ma se vi dovessero fermare con quel mezzo e non con il lavoro corretto, lo avete sanzionato dalla polizia MS. Rimossa temporaneamente Barella per fix, risolto. Quando il medico falliva in rimazione per non finire in ospedale, aggiunta XP per Ok, ho rimazione. creato la modalità. Scusate, c'è stato il blackout? Adesso. Ah, perfetto. Beh, adesso è il momento di blackout? Affermativo, c'è il blackout. Corso. Madonna, mi si è bloccato, tutto nero è diventato. Mi dici l'IP del server per cortesia? Tanto non è on. Dimmi lo stesso l'IP del È server, benvenuto, grazie. non lo so, è benvenuto. Non lo so, qua è benvenuto, lo trovi. Non servi mai un cazzo, Smith. Grazie. Non so. Me ne vado fiera. Non sei più in live? Sì che sono in live. Ciao a tutti, mi raccomando. Iscrivetevi al canale del vice capitano. Vi stiamo aspettando sullo Santos Live. Entrate all'interno del miglior server d'Italia, mi raccomando. Vi aspettano molto RP, esperienza e tanta azione. Punto esclamativo server per entrarci. Punto esclamativo server GTA. Punto esclamativo server GTA, scusate. Vedi? Vai dai, mi hai e fai metti il follow. E ricordatevi che alla gente Elisa Smith gli puzzano i piedi. Oh. E anche qualcos'altro che non si può dire. Che è il culo. Channel switched. Non sarà on. Channel switched. Oh, ma non è on ancora. Guarda che faccio, guarda che faccio, guarda che faccio. Oh! Ops! Ok. Ops, ti ho fatto il time out. James Garcia. Lei me la paga questa. Hai big poteri. No. Sì. Chi si crede di essere?
Sbannami. Tanto lo sai già che ti puzza il culo, quindi. Non posso neanche farlo, quindi se... Un ban deficiente. No, ma no, sei stato mutato, quindi aspetti 10 minuti, sei... Ma che banno, ma io non banno nessuno nella mia live. Però sto cazzo di riavvio. Cioè... Vabbè, dividiamoci in due pattuglie. Tu vai con Shara che ora con Zombie. Ciao Zombie. Ciao. Sono in live. Ottimo. E ne abbiamo fatto insieme perché sennò c'è già solo tu ed è solo Shark, quindi ci dividiamo io e Mac e Miao. Comunque ho proposto io di cambiare il luogo di sequestro e penso sia dove l'ho chiesto io, perché in teoria dovrebbe essere lì. Non ho idea di dove sia il 7500. Perché non esiste, perché non ho un'idea. Zen non è che c'ha la mappa con dei numeri casuali, codici postali sfasati. Aspetta, perché invece è bloccato su Handshaking with Server? Perché non è aperto. Ah, lol. Gliel'ho proposto io ieri a Zenor, il luogo dei sequestri nuovo. Zombie, tu sei stato 2 volte in staff e sei uscito entrambe le volte. Perché? Perché sei uscito dallo staff? Vabbè, ti farò un'altra volta questa domanda. Ci vuole fare riavvio? Sì, comunque ora il luogo dove si sequestrano i veicoli è segnato in mappa. Ah, bello. E poi comunque è a 64, vicino, diciamo, al codice postale alla 64. Capisco perché sono tutti nel canale dei medici. Vado a vedere. User left your channel. I medici sono pieni, cazzo. Capito, tesoro mio. Oh, ragazzi, ma che ricordo, no, ragazzi, no, ragazzi, sound muted. Sound resumed.
user joined your channel. Cosa fa un delfino quando è nel deserto? Cosa fa un delfino quando è nel deserto? Muore. Cosa vuoi che faccia? Cioè... E dai, di Madonna Santa. No, non rido, le battute di merda. Sì, sì, server on? No. Dipende. Ma cosa Graves si è scappato? Adesso è scappato all'ultimo, da voi al campo droga. Porca puttana. Ma quale? C'è quando? Ma quale campo? Che cos'è lì? Sono... Eh? Il server sembrerebbe essere onne. User left your channel. User joined your channel. Ma non si è VFM. Che palle, non si vede. Buono. 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 Ecco, lo servietto adesso. Dani! Dove sei? Smith si deve muovere, mi incazzo. Smith. Se non si muove mi incazzo, le ripeto. È un po' lento. User joined. Perché abbiamo il TS così si escono tutti i sceriffi e tutti i blocchi. Ok. User disconnected from your channel. User joined your channel. O, A, B. Check radio. Aspetta che arrivano tutti. Check radio ricevuto. Aspetta che arrivano tutti. Beh, Adam 1, Adam 2 sento, Adam 3, Adam 4 sento, manca solo vice capitano. Allora, mi sentite? Sì, ricevuto. Adam 4? Ah, Adam 4 è diventato Adam 3, dai. GG Watt. Ok, così. Sceriffi, mi riceverete? Sceriffo, mi riceve? Sì, forse che... Perfetto, ricevo anch'io. Severone. C'è una volante disponibile, vorrebbe venire a prendere al volo?
Negativo, Adam. Dove di preciso? Vicino all'armeria di raggio centrale. Arrivo io. Ma che cazzo fischi? Ecco qua, ucciso. Scena. Oh, mi scusi, là, ce l'ho fatta. Ma lei... Sound muted. Sound resumed. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Yeah. Io sto al bar d'angolo, dove sei per registrare? Vicino alla ecco, io più avanti. Dove vai, oh? Non te vedo. Come non me vedi? Abbiamo uno tra in pattuglia. No. Ah, Smith. Smith. Che vabbè, faccio? Capitano, mi logo. Io. Dai, dai. Dai, dai. Ok. Ok, perfetto. C'è il nuovo punto di sequestro. Mi raccomando, rispettate i limiti di velocità. Ora i veicoli si sequestrano qua giù, si sequestrano. Dove? Là di qua. Di qua riandare giù in fondo alla curva. Ok. E qua vedi che c'è un luogo enorme qua, vedi qui a sinistra c'è un luogo enorme. Ah, ok, perfetto, perfetto, perfetto. Si sequestrano qua. Sì. Qua si possono cancellare. Bene. E qua cos'è che è? Ah, dove si possono restituire i veicoli di lavoro. Ah, si può sequestrare anche i veicoli di lavoro adesso? No, restituire i veicoli di lavoro. Ok. Allora, un attimo tra i miei pensieri. Sì. Eccomi. Che c'è sto qua? Buongiorno, cerchiamo subito Targhetta. Cerchiamo Targhetta. Io, tutto bene?
Cazzo, è esploso un camion. Allontanatevi, fatemi respirare, fate lavorare. Oh, cazzo. Ok, adesso vediamo, voi state lontani, vediamo. Due, tre, quattro, cinque. Ok, perfetto, perfetto, grazie. Oh, cazzo. Arrivo subito, adesso attenzione, vediamo. Faccia attenzione, si trova dalla strada, signore, venga qui. Come cazzo faccio? No. Oh. Venga che l'accompagno. Collega, necessiti di aiuto per caso? Guarda se c'è altre persone, io sono qua. Perfetto. Allora, a questo signore qua. Signori. Cazzo, si vedo qua. Sto di merda. Ah, gli salvando una fasciatura, dottore. Però credo che questo signore. Proviamo. Devo cercare la tacchetta. Per favore, sceriffi, attenti con quelle fatture. Credo sia recuperabile, dottore. È uscito dall'auto, credo che sia. Perfetto, che è successo? O svenuto o è preoccupato. Gli serve qualche fasciatura. Cazzo, però sulla gamba, sul braccio, sulla faccia. Caspita. Metto. Un attimo, mettere una benda sul ginocchio perché è bello gonfio. Caspita, caspita. Vabbè, dai, qua sembra tutto a posto. Venite voi qui. Il cazzo, tutto a posto. Ok, perfetto, rimaniamo noi. Come ti senti allora? Merda. La merda. Okay, e allora ti portiamo in ospedale. Scusa, collega. Allora, un attimo, prendere una barella. Come mettere la mano così? No, prendo una barella. Tiriamo su, lo portiamo in ospedale. Cazzo, non lo vedo la barella. Un numero. Prendo una barella. Se funziona, sì. Sì, ciao, Anni grazie. Di... Madonna, oh, mamma mia, Shark, quanto mi sta sul cazzo. Quando fa così, veramente, oh, mamma mia. Allora, sì, l'abbiamo medicata, adesso qua lo carichiamo su barella e lo portiamo in ospedale. Perfetto. Ok, perfetto. A posto. L'importante è che non mi bughi la macchina, perché sennò... Sennò poi ti meno. Che senso ti buggo le macchine? Perché rovo un po' questa quando guida. È successo che quando non guido io, intanto quella mia macchina non riesco più a depositarla in garage poi. Vabbè, anche a me è successo, la lasci là dietro in garage e la chiamo. No, non funziona nessun'altra auto. Mi dice io l'auto fuori, però non posso mettere questa dentro. Qui Adam 2 stiamo seguendo No, guida pure. Di fronte all'ospedale però... verso l'autostrada targata 742 QPL. Ricevuto. Perché inversione U? Deve fare? Controlla sto veicolo, no? Non può stare qua. E vabbè, non è... Lascia stare. Parcheggiato. Lifebook.
Non abbiamo autorizzazione a andare no. sui punti rossi, giusto? No, negativo. Ok. Qui ad Amuno ci siamo fermati davanti al cancello del Vanilla, che c'è un veicolo che ostruisce il passaggio. Procediamo con il sequestro, posso? Chiamo meccanico intanto. Controlliamo di chi è il veicolo. Sto controllando, puoi dettarmi la targa? What's up? Salve. La targa è... ...138 ANR. Che è successo? Che è successo? Stiamo sequestrando, signore, salve. Ciao, di chi è? Di chi è? Adesso verifichiamo un attimo. Il veicolo del signor Lilith Kane. Ah. Ok, sequestriamola. Lui è... Lei chi è? No, lei lui no, non è Lilith Kane. Vabbè, chiamo il meccanico. Meccanico? Che caldo, sto tutto sudato. Si metta qualcosa con le maniche corte. O i pantaloni corti anche. Ah, ce li ho già. Hai pantaloni corti, bene. Pronto, mi dica. Salve, sono un agente di polizia. Ci sarebbe bisogno di un meccanico con un carro attrezzi davanti all'entrata del Vanilla Unicorn. Grazie. Sì, sì. Ok, arrivo subito. Tutto a posto, okay, bene, ragazzino? Sì, che sono a piedi. Non so che fare. Mi annoio. Chiamo un taxi. E ma dove vado? Allora resti qua, oppure si faccia una passeggiata. Non so dove vuole andare. Una passeggiata, è vero. Vado a fare una passeggiata. Buona passeggiata. Beh, allora. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Fatto foto. Oddio. Oh, cazzo. Traffic stop completato. Stiamo seguendo un traffic stop all'entrata dell'autostrada poco più avanti del precedente. Ma il meccanico? Vabbè, è arrivato. La persona è su una moto e la moto è targata 823FYG. Prego, prego. La moto prego. L'avete fermata, appartiene al signor vada. Hank Thompson. Ma cosa sono queste esplosioni continue? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Intanto stiamo sequestrando quest'auto che sta tracciando l'entrata al suo locale. Ottimo, grazie, gentilissimo. In caso succedano altre cose così, ci chiami se rintracciano l'entrata, perché è male, ok? Ah, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Grazie. Niente. Prego. Mi ricevete in radio? Adamo, uno ti riceve, vice capitano. Tanto compilo il sequestro io. Buongiorno signori. Salve. Bisogna sequestrare un veicolo. Ok. Sapete già il nuovo posto per sequestrare? No, purtroppo no. Adesso ve lo spieghiamo.
Ok, perfetto. Tanto se riuscite a agganciare il veicolo. Salve, vice capitano. Salve, che succede? Stiamo, come abbiamo comunicato in radio, stiamo eseguendo un sequestro dato che c'è questo veicolo che ostruisce l'entrata del Vanilla. Mi raccomando, sequestrato. Certo. Avete già fatto la foto target tutto quanto? Sì, abbiamo già fatto tutto quanto. Ok, perfetto. Allora possiamo procedere. Guardi, se uno sale nel camion, glielo metto sul GPS. Vada pure. No, vabbè, ci può seguire, ci può seguire. E per essere più semplice. Vabbè, tanto andarci per forza anche noi. Ce lo ricordiamo anche noi. E poi è segnato sul GPS, è segnato. Ok, vediamo un po'. Ok, perfetto. Allora possiamo... Volevo parlare questo superarlo, non ce l'ho fatta. Dove va? Sì, in effetti è completamente diverso dove abbiamo portato la mac l'altra volta. Attenzione, sulla sinistra l'agente Smith supera il camion del sequestro. Ancora l'agente Smith si porta in testa. Incredibile. Non fare telecronaca, per fare. telefono, agente Smith? Certo. Tutto il posto che vuole qui. Ok, molto più spazioso della scorsa. Mettila giù, guarda, laggiù. Ok. No, non lì, vabbè. Cazzo, va! No, fascia di no. Luce. Metà là dove c'è il barriera lì, non c'è bisogno di... Bene, qua dietro? Sì, qui, sì, smonti pure qui. Così, dovrebbe essere un po' più avanti. Spacca tutto. Speriamo che non voli via. Sì, ho già compilato tutta la roba per il nome del veicolo. Eccala. Succede sempre, mannaggia questi elastici. Se puoi rotto. Bisogna metterli a posto. Già. Perfetto, okay. Grazie. Ecco qua. Grazie, arrivederci. Niente. Arrivederci. Jack, mi ricevete? Come, non sono in zona di sequestro? No, signori? Sì. Sì? Me l'ha sposto io. Devo provare un attimo, è la prima volta che per noi. È possibile modificare una multa fatta sul CAD? Negativo. Non penso. Ma rimossa? Penso. No, perché non riesco neanche. Vabbè, perché ho scritto 5% invece ho. Ma non funziona. Vediamo, Aki. Hank Schreit, una cosa del genere. Un attimo. Come si scrive? H-A-N. Okay. Shred, anche Shred. Una multa, no? Una multa ho fatto. Multa 5%, cioè scrivo GTA e guida senza casco. Ci ha chiamato Adwin. Ciao Zener, non funziona. Ma come no? No. Qua al centro. Ah, al centro. Più o meno. Beh, provate se si lascia questo. Non trovo la persona, come si chiama? H-A-N. Non la trovo.
prova tutto qua. Shiro, anche Thompson. Ah, ok, qui Gento funziona. Ok, sì, poi magari le spostate, le lasciate in mezzo. Ok? Ok, grazie, ciao. Hank Thompson. Sembra uno, sai che i cinesi, sai che i cinesi sì, che, sì, va, sì. Che cantano. Non penso che si possa modificare la mod. Vabbè, lasciala così. Però attenti a quando scrivete le multe, per favore. Vabbè, va bene, ricevuto. E invece posso salire un attimo in canale radio un secondo? Ok. Ok, andiamo. Poi possiamo sistemare un po' indietro poi. Tipo 138 ANR. Ok, si risulta suspended. Oh, ma sei lasciato? Ah no, sei già in macchina. Ok, possiamo andare. Ma vaffanculo, va. Che paura. Ma che cazzo hai in casa? Dal 4 si dirige al discount per una scorpacciata di qualcosa. David, mi senti? Bam. Che cazzo fa qui fermo? Scusi, signore? Questa finestrina sono al centro. Tutto a posto? Sì, 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 sto aspettando giusto un amico che mi viene a recuperare. Ah no, perché l'avevo visto un po' incriccato, vabbè. Niente. No, vabbè, no, non si preoccupi. Anzi, mi sto rilassando. Ok, bene, perfetto. Bene. Buona sapersi. Arrivederci. A Yerla. Buon lavoro. Anche a lei. Anche a lei. Smith, mi raccomando, eh. Impariamo a parlare. No. Cazzo, sto cellulare continua a squillare. Madonna. Salve, agenti. Salve, signorina. Tutto bene? Sì, sì, sono al telefono. Contenta, contenta. Buona telefonata. Sa che possiamo, grazie, fargli una multa perché ha il piede sulla linea rossa. Sì. Ma non è vero, niente. Non ce l'ho più adesso, salve.
Arrivederci. Guarda, keep di medici lì. Tutti a parlare. L'ambulanza parcheggia da sul marciapiedi. Una cosa, scusa. Controlli la targa della macchina, no? E cosa vuole? Magari mi vende la droga. Droga? Scusi. Adesso lei sta fermo. Adesso salve. Lei sta fermo e scende dal veicolo. Scendo, ma arrivederci. Signore, ehi! Ma porca! Dai in macchina. Ma... Si fermi. Se ne si vada, fermi. Non ho fatto niente di male. Si fermi. Ma non ho fatto niente di male. Si fermi un attimo. Favore, ma che cacchio volete? L'ospedale a fare. Abbiamo sentito una parola non bella. Tipo adesso forse mi vende la droga. Chi deve vendere la droga? Non so. Ho sperato. Se siamo fermati davanti a lei e se sentiamo. Oh, questo mi vende la droga. Corre verso la macchina. Per chi non l'avesse fatto. E io fumo, sa. Devo andare immediatamente. Se c'è gente qua che spaccia. Però vedo non le dico spacciano. Poi in giro per le strade. E chi sarebbe? È stata sua Vinewood. Non le posso dire. Non le non posso so, ma... dire. A Vinewood? Dove è Vinewood? Boh, là. Ma dove esattamente? Può dirmi dove? Boh, vicino ai cantieri di solito. C'è qualcuno che spaccia? Sì. Cantieri... Ma dove esattamente vicino ai cantieri? Non potrebbe so, illustrarmi il posto che ma magari andiamo a controllarlo. Per strada chiedo, vede là dove ci sono le gru. Sì? Là c'è qualcuno che spaccia lì? Boh, di solito andiamo a controllare allora. Va bene. Se va viene bene. Con noi secondo lei no. Troviamo gente? Ma secondo me no. Allora vuol dire che la gente non sta posto. Molto bene. No, assolutamente io direi no. Che non sarebbe il massimo portarselo dietro, allontanarlo dal nucleo, che si con la tranquillità che ha qua, ecco. Allora ci facci curare. Arrivederci. Andiamo a controllare. Arrivederci. Mi raccomando, grazie. Vieni con noi. Ripeto. Per tutti coloro che non hanno sentito, andate all'ospedale a vedere che targhetta... Via Adam 1 l'abbiamo già effettuato. Andate a vedere che gruppo sanguigno serve, grazie. Qui cadetto James Kelly, prendo una pausa di 10 minuti. Io Mitch sono temporaneamente in partita da solo, in attesa che torni il collega. Perfetto, allora vado in centrale, vado a prendere il collega Aaron Friend. 10-4. Qui è da 1, ci siamo fermati vicino a un cantiere all'ospedale perché abbiamo avuto una soppiata che può essere una zona di spaccio. Adesso. Cantiere dove? Vicino all'ospedale, proprio davanti all'ospedale. Quando va all'ospedale vede proprio una gru gialla, se si dirige là è quello del cantiere. Perfetto. Mi sente il radio Smith? Sì, sì. Io non posso venire a cercare perché ho i droni. Era là. Sì, ti sento in live, sento in radio, però non posso venire a cercare io perché se dovessi trovarlo con la live aperta. Mm-hmm, tranquillo. Quindi sono io in giro. Non dirlo, sono troppi. Tinto per te un attimo e... E lo dice il capitano, sì, sì. Invece il capitano dell'RP. Qui Adam 2 richiede permesso di andare a controllare punti caldi. Assolutamente no. Ma non... e non c'è più nessuno allora di controllare i punti caldi. Che cazzo? Assolutamente no. Ma non ho capito. Ma non ho capito perché. Cioè non c'è più nessuno allora. Ok, grazie, sì. Non c'è più nessuno contro la ponte droga. Vabbè, va bene, lasciamo spacciare la gente.
Agente Smith. Niente? Niente. Sicuro? Mm-hmm. Ha controllato il perimetro? Mm-hmm. Controllato tutto. Attenzione. Io vado a correre, a controllare. Fermati, non è trampeggianti. Ah, il ragazzino. Non è il ragazzino, è un. Sì, è il tassista, guarda. Salve! Ehi! Vabbè, cazzo. Che cazzo è? È il tribunale. Motivo? Ma perché penso che si sia reso disponibile per fare il legale, no? Quindi. Ah, può essere. E sì. Devo andare a riparare la macchina perché la vedo un po' rotta i fanali davanti. No, si fidi, non è rotta. Va bene. Sceriffo Smith, abbiamo 5 sospettati vestiti di rosso che hanno appena rapinato una mia recluta in zona ghetto basso. Ha ricevuto, vi serve supporto? Sì, grazie. Se ritroviamo, se avete trovare la pistola che abbiamo sopra, possiamo lasciare in giro. A tutte le unità, andate in zona Grove Street e fermate qualunque persona. Il collega ha avuto una rapina da parte di detective di rosso. Codice? A tutte le unità, andate a Grove Street e andate a controllare qualunque persona che si muova. Codice? Siamo noi a Grove Street, una parte. Codice? Andate senza sirene lampeggianti, andate, fermate chiunque e controllate, per favore. Teniamolo questo. Salve. Salve. Io, salve, si può mettere un attimo qua sulla destra, grazie. Perché? Un semplice controllo, abbiamo ricevuto delle segnalazioni qui in zona. Di cosa? Di un furto da parte di Dio mio, collega, questa macchina deve passare. Furto di cosa? Vabbè, scendiamo un attimo. Un nostro collega è stato diciamo, rapinato qui in zona. E ci hanno segnalato di fermare qualunque persona vediamo passare, in bici, a piedi o in macchina. Cavolo, rapinato di che? Non lo so, adesso l'informazione non ci è arrivata, comunque potremmo fare un piccolo controllo dei documenti, grazie. Documenti, faccio pure. Ok, grazie. Le chiedo la carta d'identità allora. Qui ad Amuno abbiamo fermato un soggetto in bici passo. Siamo nella zona di Grove Street. Signore. Ehi! Vai collega, vai! Il suo sospetto sta scappando verso Grove Street in bicicletta, passo. Vai, codice 3. Siamo davanti all'armeria. Vai, gira a destra. Destra. Stai tenendo un traffic stop nei costi. Colla giù. Ti affianca al Vanilla Unicorn. Ci troviamo circa. Siamo nei campi. Ci sono i campi da basket a Grove Street circa. Dove c'è anche il campo da skate. Si fermi. Tanto devo uscire per stare qui. Ci troviamo dove ci sono i campi da gioco a Grove Street. Un uomo in bicicletta.
Andate indietro. Stiamo tornando circa verso il Benny's Castle, ma in bicicletta, signori. Eccoli là, ragazzi, sta arrivando da voi, un uomo in bicicletta. Da dietro, da dietro, da dietro, sta arrivando. Blocchiamolo, blocchiamo. Di là. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Eccolo là, a destra. Ok. Posizione. Ci troviamo, non so descriverla, un attimo. Vedo una. Eccolo qui, qui. Diciamo, ci sono dei container in questa zona. È chiuso dentro, fermo. Sto seguendo una... Fermo, fermo. Si fermi, si fermi, si fermi. Fermi, si fermi. Si fermi. Stia fermo. Stia fermo, in nome della legge stia fermo. Fermo. Mani in alto. Mani in alto. Fermo. Lei è in stato di arresto nella polizia di Los Santos. Ogni cosa che dirà potrà essere utilizzata su di lei in tribunale. Mi raccomando, ha diritto a un avvocato, se non ce l'ha possa essere assegnato uno d'ufficio. Ha chiaro i suoi diritti? Cazzo, ho chiamato un medico. Il signor è stato di fermo, non ci troviamo esattamente al codice postale e numero, ve lo dico subito. Chiamate un medico. Numero 385, dietro il benzinaio. Può usare il taser dal veicolo, mio collega? Chiamate un medico. Sì, chiameremo un medico appena. Chiamiamo un medico con lei. Sta sentendo una cosa. Contatto un medico. Però preferibilmente scendete dalla macchina e tesserate. Basta. Se la persona ha mancato alt, tesserate. Salve, MS, sono un dottore, sono un agente di polizia. Ci sarebbe bisogno di un medico qui al benzinaio. Dove è la mia chiamata? Sul retro. Ma vicino alla vanilla, perché? No. Sono vabbè, circa al 385, è arrivata la chiamata al 385, se conosce i codici postali. C'è un uomo che è stato tesserato, sta avendo delle reazioni un po' strane, sta facendo fatica a respirare. Ho capito, sto arrivando, penso di aver capito. Perfetto, spero. Salve, ci sono dei rappeggianti, forse li vede dalla strada. Va bene, li sento già. Va bene, sto arrivando, arrivederci. Ma mi riceve, agente Mitchell? Sì, la ricevo. Ah, così, spero abbia capito. Sì, sì, no, diciamo che è finito contro la pattuglia dei sceriffi. L'abbiamo fermato. Vice capitano, qui abbiamo fermato un possibile sospetto che è scappato dentro altri. Le manette. Abbiamo fermato, c'è dietro il benzinaio. No, sì, non possiamo toglierle. In questo momento la madre e la cuore abbiamo chiamato. Adesso può sedersi, pian piano, l'aiuto. Abbiamo chiamato un medico e poi dopodiché. Venga, si sieda. 10-4. Si metta giù. Mette lì, signori, per Po' difficile con le manette. E allora aspettiamo un attimo che arriva al medico. Un attimo lei, tenente, che io mi... Vabbè, signori, vi tolgo una manetta, me la leggo al braccio mio. Ti dico lei no. Gli apro le manette e me le leggo al braccio mio, quindi non può scappare a meno che lo metta scina dietro. Ecco qua. Ok. Me lo sono legato al braccio, ok. Me lo sono legato al braccio mio perché non riusciva a appoggiarsi per terra senza questa manetta, ecco. L'ambulanza ha risposto? Sì, sì, doveva arrivare a momenti, cioè, vedete se la vedete arrivare perché non, se non aveva capito bene. Qui procediamo con l'arresto di un soggetto. Intanto controllate il signore se non ha. Sì, un attimo, controllo mentre sono qui. Oggetti pericolosi. Aveva una zainetto addosso, controlliamo lo zainetto anche. Adesso controllo se c'è qualcosa addosso qui. Signorina, io i miei diritti, lei non mi può perquisire. Sì, invece lei è scappato da noi e poi ha c'è un sospetto di rapina contro un agente di polizia, la possiamo perquisire. Sospetto di rapina. Va bene, allora andiamo in centrale, intanto non la perquisiremo lì, non si preoccupi allora. È legato al mio braccio, signore, quindi deve alzarsi insieme a me. Deve alzarsi. Ma che è successo? Ha preso una serata? Il cuore. Dobbiamo fare una defibrillata. Allora dobbiamo revertire sicuramente. Dobbiamo girarlo il signore. Lo giriamo allora. Collega, aiutate il medico. Vai fuori. Io sono legata al braccio del signore. Mettete una giro per il defibrillatore. Ok. Mi slego dal signore perché diciamo vorrei prendermi la scossa pure io,
Tanto puntatelo in caso si scappare, ma non penso a queste condizioni. Siamo pronti a estrarre l'arma. Eccolo qua. Attenzione, vedo una, okay, una scossa di lievità. No, no, medico. No, no. Ecco qua. E uno. E due. E tre. Ecco qua. Vediamo un po', controlliamo un po' se pulsazioni. Sembra regolare il ritmo. Sembra che sia andata a buon fine questa defibrillata. Ok. Signore, mi sente bene? Come si sente? Ok, signore, per favore. Rimanga verso la rete, per favore. Il cuore. Verso la rete. Ancora tanti problemi. Oddio. Qui Marcialuno. Tenente, come agiamo? Tenente, come andiamo? Intanto percussitelo. Non vuole, si sta opponendo. Si sta opponendo? Sì. Marijuana. I miei diritti. Perfetto, allora ammanettatelo e percussitelo. Ok, lo portiamo poi in centrale per percussirlo a sto punto, perché tanto bene, ci deve andare. Ok, metto piano piano le manette e la portiamo in centrale. Prego, mi segua. Perfetto, dottore, grazie mille. Se avremo ancora bisogno in centrale, magari l'avvocato, se ha delle altre ricadute, chiamiamo. Bene? Sono disponibile, se serve anche a me. Prego, aiutatelo a salire. Via radio quando volete voi, non ci sta problema. Ah, perfetto. Signori, dopo quando la cintura, i documenti del signore servono anche al dottore. Certo. Cosa, prego? I documenti del signore, poi sì, certo, anche li faremo avere. Daremo poi tutto il necessario. Dottore, lei è il dottor Ambrogio Quaracciolo. Ambrogio Quaracciolo. Okay. Mi sente? Sì, Quaracciolo. Sì, Quaracciolo, apposta. Grazie mille, dottore, arrivederci. Arrivederci. Riesce a far uscire dopo? Sì, sì, grazie. Ah. Voglio un avvocato. Procedo a contattarlo un avvocato. Andiamo in centrale. Qui Adam 1, stiamo effettuando la scorta in centrale del signore che sta fuggendo da noi in bicicletta. Sì, noi siamo già in centrale con un altro sospettato, abbiamo chiamato un medico perché è stato tirato sotto volontariamente. Ricevuto, 24. Che le slaccia la cintura. Ok, perfetto. La tiro giù. Attenzione alla testa mentre scende. Perfetto, venga. Cavolo, il mio zaino! C'erano le limonate, i panini e tutto. Ne ho già. Doveva aver recuperato la gente, se non sbaglio. Ho detto prima di prenderlo. Grazie, l'ha preso alla fine lo zaino? È dentro il bagagliaio dell'auto. Allora vado a prenderlo, perché sennò dobbiamo controllare cosa c'è dentro. Prego, di qua. Vediamo qual è libera, un attimo. Questa è libera, sì, di là. No, prossima porta. Ok. Allora, signore, salve. Dato che si opponeva ai suoi documenti, adesso intanto le chiedo l'identità. Vuole l'avvocato?
Prima voglio l'avvocato e dopo avrà tutto quello che prima vuole. Prima i documenti per identificarlo, altrimenti non chiamo l'avvocato. Cioè, non a che nome viene chiamato l'avvocato? Dovrà dargli un nome. Quindi, questo è lo zaino, glielo appoggio sopra il tavolo. Sì, perfetto. Ne chiamo il l'avvocato, dopo le do tutto. Senta, signore, prima mi dà un documento, si identifica e poi l'avvocato lo chiamiamo. JC, ecco come mi chiamo. Sì, vuole un documento, per favore. Prima voglio l'avvocato. Vabbè, cerchiamo nel zaino, sarà qui dentro il documento. Collega, cioè, cercare. No, prima certo. Io prima voglio l'avvocato. Contatti l'avvocato intanto, poi cerco il documento. Il documento ce l'ho io in tasca. Allora lo prendo, dove? No, finché lei... La signora, perfetto, può... lo appoggio contro il muro. Vada, prosegua. Chiamo le... Prego, agente Smith. Sì, le prendo il documento. Mi sta mettendo le mani addosso senza il mio consenso, eh? Ok, le prendo il documento, ecco qua. Vabbè, non sta facendo senza il mio consenso. No, no, senza consenso, signore, non è un'idea, cioè lei deve identificarsi. Allora, signor, ecco qua. James Smith. Lei ha già... si chiama come mai di cognome? A fare i reati, quindi abbiamo tutti i diritti. James Smith, controlliamo... Controllo subito nel database, tranquillo Smith. Perfetto. Se ricordi puoi citare i documenti anche al dottore? Sì, faccio una foto del suo documento e la mando anche al dottore per la cura. Il signore non risulta nel database, quindi lo aggiungiamo di conseguenza. No, aspetta un attimo. Il signore non risulta nel database, tenente, quindi bisogna aggiungerlo di conseguenza. Ah. Signore, lei ha una patente? No, giro con la bici. Solo con la bici, lei non ha mai fatto, lei non ha registrato proprio. No. Non ha fatto né porto d'armi, non è mai entrato in centrale, mai preso una multa, nulla, lei non ha... La più non ha nulla, lei non esiste. Collega Garcia? Dov'è? Sono in un'altra stanza, mi sente dal microfono? È male, può venire qui per fuori? Arrivo. Mi dica. Lo aggiunge lei al database? Ci penso io. Oh, signor James Smith, giusto? James, con la J, Smith come mio cognome. Mi serve la data di nascita. Vabbè, gli mando il documento via di email. Inviato, dovrebbe essergli arrivato. Ha contattato il legale? Agente on field momentaneamente fa il servizio per una ventina di minuti. Garcia. Cittadino inserito. Ok, e ha chiamato l'avvocato? Prego. L'avvocato non risponde, quindi... Ha chiamato il numero di telefono che ci hanno fornito. Certo. Mitchell, ok, perfetto. Mi dispiace signore, dovrà difendersi da solo, l'avvocato non c'è. Se vuole riprovo a fare una chiamata, seconda volta, vediamo se rispondono. Sì. Va bene? Signore? Come ripetere? Provi. Disponibile per una pattuglia? Sì, un secondo, stiamo concludendo l'arresto. Ricevuto. Vabbè, signor Smith, l'avvocato, vediamo se risponde, altrimenti dovrà difendersi da solo.
Niente, agente Smith, si dovrà Vabbè. difendere da solo. Signore, si volti contro il muro, per favore, che la perquisisco. Aspetti un attimo. Mi sembra strano che non ci sia l'avvocato, Abbiamo chiamato i numeri di servizi e anche i numeri che ci hanno fornito, che ci sono due legali. In teoria l'avvocato c'è. E come fa a saperlo, scusi, che lei è mago? Perché conosco l'avvocato. Quindi sa che adesso, in questo momento, mentre lei è qua, lui c'è in città. O io magari è libero e per venire. Io sapevo che un avvocato c'era. Ce ne sono due disponibili in città. Guardi, posso, ho chiamato io. Tutti e due. Tutti ce ne sono due in città, ma non rispondo. Lo posso chiamare io? Guardi, l'avvocato ne abbiamo due. E mi dica qual è il nome di quello che c'ha, quello che vuole lei. Posso chiamarlo io, per prima favore? Mi dice il nome di quello che ma lei prima vuole voglio chiamare. Chiamarlo. Dato che l'avvocato è mio, lo vorrei chiamare io. Tenente, facciamo chiamare il signore. Se no lo pagate voi. Tenente, non c'è più. Secondo. Tenente? Ci dica il nome dell'avvocato che vuole chiamare. Lui vuole chiamare l'avvocato da solo. Facciamo chiamare. No, lui non chiama assolutamente niente da solo. Se vuol chiamare il suo avvocato, noi lo chiameremo. Sapete che dopo l'avvocato d'ufficio dovete pagare voi, vero? Ma così non sono affari suoi, signore. Lei voglio chiamare. Allora, io ho diritto a un avvocato. E qual è il suo avvocato, allora? Lei cita il suo numero dell'avvocato suo e noi lo chiamiamo. Lei non chiama nessuno qui dentro. Sono stato chiaro? Bah. Quindi? Ma non è una risposta, sì o no? Mi faccio prendere il telefono. Allora, questo signore credo che abbia delle difficoltà di comprensione. Come cazzo io do il numero? Ma non ha un nome e cognome? Noi abbiamo l'albo degli avvocati. Io so il numero. Allora, signori, il signore qua non ci vuole dare il suo numero, si farà senza avvocato. Va bene. Gli avvocati d'ufficio non rispondono. Allora, ci vuole dare il numero o no? Secondo lei me lo ricordo a memoria. Perfetto. Come c'ha la sua cellulare qua? C'ha qualcosa? Col telefono. Bene, lasciamo saltatemi. Togliere il tenente? Vediamo allora, il numero. Ci metti il numero e vediamo se fa parte di quei due avvocati che sono proposti. Tenente, mi sa che gliele deve togliere pure. Ma è successo? No, mi sa che era un po' rigido, signore. No, le ritolga, era un po' rigido lui, non... Ma che cazzo? Si muova un attimo, signore, faccia un salto anche... Ah, ok, perfetto, ora va bene. Va bene, ora... No! Che prende la scossa. Ok. Qual è il numero? Aspetti che controllo intanto se sta effettivamente controllando il numero. E Smith, signor Smith? Qual è il numero dell'avvocato? Cazzo, non lo trovo. Bene, allora andate. Niente. Senta, signor Smith, non siamo qui a perdere tempo noi. Non penso che mi sono stancato. Avvocato. No, lei non può chiamare l'avvocato, lei signore. Non può chiamarlo, è diverso. Lei non può chiamarlo, lei ci fornisce il numero di telefono. Avvocato, venga in centrale, stanno facendo abusi. Sto parlando con viva voce, venga. Senta, metta via questo cellulare. No, zitta. Venga alla centrale, quella principale. Sia zitta, mi ha detto. Prendiamo il cellulare, ti mando. Prenda il cellulare, ecco. Ecco qua. Ma che cazzo. Senta, lei non ci fornisce il numero di telefono. Quindi vuole dirmi il numero di telefono? Tenente, lei vede il numero di telefono sta dell'avvocato? Sta arrivando adesso. No, lei mi dice il numero di telefono dell'avvocato adesso. E ora sta arrivando in centrale. No, qualsiasi persona chiamata da lei che sta arrivando, che si dirà avvocato, non è autorizzata ad entrare affinché noi non la chiamiamo. Ma assolutamente, non è assolutamente così che funziona. Invece sì, allora, invece sì. Qua c'è il numero di telefono che ho appena preso da il signore, quindi... Controlli che appartiene il numero di telefono. Io finché non arriverà l'avvocato, io non parlerò né niente.
Vabbè, signori, non vuole parlare, andiamo. No, perfetto, procederemo senza avvocato. No, no, signore, tenete, ascolti, venga fuori. No, venga lei, fuori. Lei ha già consumato tutti i suoi diritti. No, tenete, venga un attimo lei fuori, venga attimo fuori. Agenti, venite fuori, venite fuori. Mi dia il suo identificativo. Venite fuori, agenti, venite fuori. Andiamo fuori. Avvocato, vuole aspettare, tenete, vuole aspettare l'avvocato? Bene, facciamolo aspettare. Chiude la porta a chiave, andiamo a berci un caffè. Come si farà vivo qualcuno che si tiene il suo avvocato, poi torneremo giù. Eh beh, ma gli estremi estremi di medi, andiamo per 5 caffè di qua. E di costa. Rompe le palle, è sospetta. Mi sembra giusto, no, tenente? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vuole un caffè? No, sono già a posto. Ok, metto. Okay. Aspetta, che spengo le sirene. Vado a controllare sopra che non venga qualcuno di... Sì, ah, infatti. Oddio. Cosa stai, vuoi il caffè? No, no. Cazzo! Ah. Ah, il cuore! Porca puttana! Ah, di nuovo operativo. Ah. Ah, yeah. Ah, un medico! Mi dice perché? Agente! Avete arrestato i sospetti? Chiamate un medico se vuole un medico, vedete come sta. Che avete fatto? L'avvocato è arrivato. L'avvocato sembrerebbe effettivamente essere uno di quelli che si era presentato. E perché non ha risposto alle nostre telefonate? Adesso infatti gli faremo le dovute domande anche. Sì, comunque, tenente, l'avvocato comunque è stato chiamato non autorizzato da dal suo sì. Preso un'altra scossa. Beh, sarà cercato, signore. Il cuore, porca troia. Adesso se si rilassa il cuore sta meglio, non si preoccupi. Gli abbiamo detto tutto quanto che abbiamo detto. Questa persona tende un po' a fare quello che vuole ed andare contro quel che gli viene detto. Sta meglio ora? Costantino. No, il cuore, cazzo. Il cuore. No, no. Il cuore, chiamiamo un medico. No. Mamma mia. Il cuore. Uno che qua in bici non pensa abbia il cuore debole, comunque vabbè. Alvero, un giorno, sono agente di polizia. C'è bisogno di un medico alla centrale di Vespucci. Quella vicino il burger, burger shot, sì. Ok, deve entrare dal retro, da parte sotto dal retro, la presente? Vabbè, vengo con un collega, vediamo. Vabbè, arriviamo. Da sotto deve entrare, vabbè. Sì, sì, vabbè. Ok. Ho contattato il medico, si è fatto di nuovo male con la scossa. Devi chiamarli medico. Cuore. È uno che ha preso per me il cuore, non penso vada in giro in bici. Il medico sta arrivando. C'è Claudio, mi sentite? C'è Claudio, tenente, la sentiamo. Chi è che aveva provato a chiamare l'avvocato? Garcia. Sono io. Ok, l'avvocato dice che non gli è arrivata solo la chiamata dal signore. Garcia, sei sicuro di aver messo il numero giusto? Certamente, ho chiamato il signor Brown e l'altro, adesso che non mi ricordo, tutti e due. Nelle note che c'è anche il numero di telefono, quelli ho inserito. Ok, prova a controllare nel registro delle tue chiamate se hai messo... Certo, guardi, se vuole posso effettuare anche la chiamata. Sì, ok, prova a effettuare la chiamata. Io mi chiedo dove sia il problema nel voler collaborare senza fare storie. Ma che vuole lei? Caputtana. Quello che le sto dicendo. Se voglio un avvocato, punto. Esatto.
Vabbè, ma ci stanno i modi, no? Ho sbagliato. Nessuno nega niente a nessuno. L'importante è che comunque... Perché l'avvocato c'era. E avete fatto finta di non chiamarlo. Signore, io le sto parlando in maniera molto calma. E sto cercando di non parlarle sopra mentre parla lei. Ma è quello che sta facendo con me. Quindi prima mi ascolta e poi ascolto la sua versione. Facciamo così, va bene? Prima voglio parlare con un avvocato. Niente. Come riesce? Non è arrivata nessuna chiamata. Il signore come si chiama? Il signore come si chiama, tenente? Ma hai chiamato tu l'ambulanza? Ma quanto è grande sta centrale? È enorme. È troppo grande, venga, venga, prego, mi segua. Ma... Cosa? Primario, niente. Primario? Sì, niente. Che è successo? Ho avuto un qualcosa? Andiamo, andiamo. Che è successo? Sto effettuando la chiamata, tenente. Collega, piano. Allora, in pratica un uomo, mentre era in sala interrogatori... è appena nascosta con la stufa. Ha ricevuto il tributo, vada. Allora mi sa che va portato in ospedale. Sta bene ora, parla, sta in piedi. Cioè, è qua. Ci sono problemi con le linee telefoniche. È qua? Prego. Attenzione alla stufa, bambino. Ah, è proprio così forte? Stacchiamo la spina, aspetti. Si stacchi sta spina. Tanto non serve. Niente, è arrivato di nuovo, provo a farla io. È sicuro? La dobbiamo portare in ospedale, allora? Bisogna fare i giusti controlli, agente. Staccata la spina. Vogliamo andare in ospedale? Andiamo in ospedale! Andiamo. Prego, andiamo in ospedale. Tenente, stiamo scortando il signore in ospedale. Ha preso una scossa con la stufa. E i medici non hanno detto di andare in ospedale, quindi li scortiamo. Vabbè, siamo già in tre, non bastano tutte queste persone. Ma io non mi penso sto... Penso io andare così, non sono aspettato. Io ero qua così. Sì, infatti, ma siamo in tanti, perché... siamo, vabbè. Ma chi se muove, sto qua io. Ecco, Santine, tu vuoi venire per forza fino in ospedale o... Vengo dietro con voi, vado. Vengo. Smith, vabbè. Gli apro... Sì. Adam 2 va allo YouTube. Prego, salga. Le lascio la cintura, Perfetto. Chiude lo sportellone dietro. Ok. Vada, vada. Vabbè, niente. Chi è questa gente? Niente, in pratica niente. Carta d'identità e anche registro avvocati, non ha risposto nessuno. Diciamo che ha preso la scossa con la stufa, adesso è un po' in ospedale perché si è fatto male. Microphone activated. Tenente, siamo andati in ospedale adesso col sospettato per farlo curare dai medici. Tempo di curarlo e torniamo in centrale. Ok, lo aiuto a scendere. Ok, le slaccio la cintura, signore. Allontanatevi tutti, per favore. Ok, perfetto. Ecco qua. Venga con voi. Venga, venga. Diceva che sente il cuore? Pronto?
venga, venga. Si sentirti meglio già da un po'. Riposati un po', sì. Ha preso una scossa, ha una stufa elettrica e sente il cuore, dice che non si sente bene, deve di metterlo sul lettino. Scusate. Sì. Sì, 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 assolutamente. Venga, venga. Su... Sì. Qua che è attacchiamoli il macchinario per sentire il cuore. L'elettrocardiogramma. Sì, l'elettrocardiogramma. Sì. Grazie, oggi le parole l'aiuto a... lo può smanettare, per favore? Sì. Devo perquisirlo perché non abbia armi, per armi pericolose per voi, medici, attenzione. Ora, signore, è obbligato a avere una perquisizione, mi dispiace. Non voglio togliere la vita in ventaglio dei medici. Non ho niente, ho un coltello. Coltello? Oddio, va bene, coltello. Tolgo le manette e lo mette, diciamo, per terra. Certo. Possiamo fargli anche una prova di fatica. Tutto nello zaino, vedo. Sì. Sopra c'è la macchina, cioè? Tutto. Sì, sì, c'è tutto. Perfetto. Andiamo sopra direttamente. No? C'è il lettino sopra? Controllo. Ok, a posto. Dando così, ora è sicuro. Venga, specializzando, inizia ad attaccare l'elettrocardiogramma, mi dà se il battito è stabile. Ma che... A tutte le unità, tenente Cobblers sta per uscire fuori servizio. Per quelli che erano in interrogatorio del consigliere, c'è l'avvocato nella reception. Ha detto che aspetterà lì. 10-4, ho ricevuto tenente. Santana va fuori servizio, ci vediamo dopo. Ah, e Garcia, potresti avere problemi te col telefono, perché il signore, sia chiamandolo da numero, sia chiamandolo dall'albo degli avvocati... Iniziamo a vedere se è regolare. Andrò a cambiare sim, tenente. Potrebbe essere così, perché con me gli è arrivato tutte le chiamate. Buona pattuglia a tutti. Sembra ci sia un po' di aritmia. Sì. Allora, forse con la scossa un attimo si è... Esatto. Allora facciamo la prova di sforzo. Sì, allora, non c'è il lettino, però ci sono, diciamo, la cicletta e il tapirulano per le prove sotto, sì, sotto sforzo del cuore. Che... Allora, andiamo a vedere com'è. Il battito un po' accelerato, perciò andiamo un attimo a vedere se comunque riesce. Dai risultati esce che c'è il battito accelerato. Sì, un po' di aritmia. Andiamo a vedere, andiamo a fare la prova da sforzo, dai. Venga. Si riesce ad alzare, signore? Le devo mettere le manette per gli spostamenti. Dottore, è scappato dalla polizia, si volti per fare. Oh, madonna, ci mettiamo 42 anni. Secondo me non scappava, comunque. È che mi hanno teserato. Io... L'hanno teserata? Sì. Io allora. Sono bradicardico, ho problemi al cuore. Che puttana. Signore, dovrei prima vedere se fargli fare un controllo prima di usare più volte il taser. No, questo è subito col taser, cazzo. Oddio. Preferiva la pistola. Mi potevate placcare, c'erano 10.000 modi. Oddio. Sì, ero fermo con la bicicletta. Circondato da quattro pattuglie. Senta, per cortesia, si è subito lei questo danno da solo, quindi non... Se ne va a fanculo. Ottaggio pubblico ufficiale. Bene, prendiamo appunti. Segna. Questa qui. Allora, prego, entri, se lo può smanettare, perché sennò non credo che riesca a fare tutto. Invece fa tutto, anche con i gomiti. Perfetto. Però deve essere... Mi tocca le manette, che sennò poi... Sì, deve... Non... Garcia. Bisogna uscire dalla stanza prima che succeda qualcosa di strano, cortesemente. No, lei, quello manettato, per cortesia.
aspetta, venga fuori. Tiriamolo. Ok. Allora, attacchiamo tutto quanto un attimo. Sì. Allora, dove sta il gel per gli elettrodi? Aspetta. Sì, intanto prendo i cavi. Vedi, Desiree, prendi il gel per mettergli gli elettrodi. Devo mettergli gli elettrodi e collegarlo alla macchina. Ok, mettete il gel. Gli attacchini e poi a collegare. Sì, dovrebbero stare, prendo gli elettrodi che così li attacco. Ok, allora li attacco alla macchina. Ok, allora venga qua. Allora si mette vicino alla macchina. Ok, alzi le mani che le dobbiamo mettere vicino al costato e sul petto, va bene? Sentirà un po' di freddo con il gel. Vada. Ok. Allora, alzi le braccia, per favore. Ok, allora, mettiamo questi elettrici. Indica quando ha fatto che inizia a collegare. Ok. Perfetto. Ok, su, sotto. Chiamo anche al polso. Perfetto, direi che si possono iniziare, sì. No? Ah, sì, puoi avviare. Allora, esatto, cominci a correre e poi dopodiché se riesce. Perfetto. Allora, avviato la macchina. Certo. Mario? Ok. Perfetto. Vedo che il battito è un po'. Vedi Desiree, vieni qua. Così, è irregolare. Sì. Sì. Credo basti, meglio. Sì, credo di sì. Possiamo spegnere la macchina. Ok, si può fermare. Sì. Iniziamo a togliere tutto quanto, scollego. Sì. Allora, sollevi le mani, bravo. Perfetto, faccio mettere via. Proprio quello malato di qua ci dobbiamo trovare, eh? Un po' di gel. Sono in radio, Smith. Sì, eh? Proprio quello malato di cuore dovevamo trovarci. Vabbè, ma ci sta a fare così. Rimani così. No, ma non sto dicendo di non volete proprio quello malato di cuore. Sì, queste storie, Dio mio, affanculo. Dopo controlliamo lo zaino, eh? Ok, perfetto. Abbassi le braccia così le tolgo pure i polsi. Ok, ottimo. Allora, dobbiamo stampare la, come si chiama? Sì. Dal macchinario, un secondo. Allora, avviamo la stampa. Ok. Ok, vede primario? Sì, non è il massimo, ecco. Sì, allora, per favore, può venire qua alla bilancia, si può pesare? Vediamo come la sua massa corporea e tutto, la sua massa grassa, ok. Perfetto, primario può venire qui? 72 kg, niente male. Sì. Che puttana. Ok. 72 kg, abbastanza magro, quindi dovrebbe avere un battito in più. Ok. Allora, primario, è qui. Qui dobbiamo dargli in caso la cardioaspirina. Di fare un trattamento di cardioaspirina. Però dovrebbero anche utilizzare il taser loro, ecco. Lo so. Se volete potete andarvi a fare un giro a punti. Proviamo.
anche la pressione, vediamo a me. Qui Adam 1, siamo col soggetto che dobbiamo incarcerare, ha basso, avuto dei problemi di cuore. Adesso siamo, è sempre bassa la pressione? Normalmente sì. Ok, quindi dopo, vabbè, dopo adesso che avrei la... Adesso è inutile misurare la pressione. Allora, ok, quindi c'è bisogno soltanto della cardiospirina senza dargli alcun farmaco per la pressione. Quindi, allora, la cardiospirina è un farmaco, ora vi spiego. È un farmaco praticamente per il trattamento del battito cardiaco, ok? Quindi se lei ha irregolarità o altre cose a livello del cuore, diciamo che la cardiospirina regola tutto. Va bene? Tutto chiaro? Sì. Ok, perfetto. Allora, la cardiospirina si prende sempre, sempre dopo, diciamo, dopo cena, ok? Verso la sera. Quindi, ora, mi devi firmare l'approvazione che tu... delle cure mediche tutte che ti abbiamo dato e che assumerai questa pillola, va bene? Mi firmi certo, qua certo. L'autorizzazione, prego. È già firma. Stato registrato il database o no? È stato registrato nel database lei? No. No, ma come si chiama? Scusi. Chiamatemi JC. Ci serve proprio il suo nome e cognome originale. James se... Smith. Okay. James Smith. Ok, controllo subito. Sì, controlli subito e inserisca cardiospirina una volta al giorno per problemi di cuore rilevati dalla prova di sforzo che abbiamo effettuato oggi. Io chiederei agli agenti, essendo lui bradicardico, ovvero battito lento e irregolare, di evitare di usare il taser perché... Guardi, creare problemi. Si è provocato lei questo, si è provocato lui questo danno. Lo eviteremo. Circondato da 4 agenti. Lo eviteremo ora che sappiamo che è lui, ma in futuro se lo troviamo per strada iniziamo a fuggire, non potremo andare a pensare a vedere la sua faccia e capire chi è per non evitare il taser. Immagino. Purtroppo siano molti cittadini, non potremo mai ricordarci la sua faccia. Faremo il possibile ora con la scortandolo in carcere in centrale, prima e poi dopo lì ora eviteremo ovviamente, però in futuro dipenderà sempre dal signore e dai suoi comportamenti. Lì potevate far di tutto, tranne taserare, cazzo. Sto cazzo di taser, lo usate come un fottuto giocattolo. Allora, signor JC, no, JJ, no, com'è, James, giusto? JC, ok. Signor JC, allora senta, qui gli offriremo, ora gli daremo uno scatolo di cardiospirina e vediamo il primo mese come va bene? James Perfetto. Smith, giusto? Sì. Ok. Ha segnato tutto cardiospirina che è sotto cura di cardiospirina. Sì. Ok, perfetto. Una cardiospirina per ogni giorno. Sì, una pillola al giorno. Allora, mi raccomando, è una pillolina piccolissima e grande quanto una lenticchia, quindi non avrà problemi. Questo è il pagamento, signore. No, direi che della marijuana direi di no. Ma le fa solo bene. Vabbè, comunque... Ora gli daremo una scatolina. Vedranno poi lei cosa farci, non lo accetto io. Gli daremo una scatolina di cardiospirina, va bene? Va bene, va bene. Ok, perfetto. Allora, Desira, sì. Allora vai a prendere nel come si chiama? Nel giù? Sì, dovrebbe essere pure una. Sì, mi sembra che giù, Vammi a prendermi una scatola di cardiospirina e portamela qua sopra, okay, per favore, così gliela diamo al ragazzo. Ok, allora, quindi il ragazzo soffre di epaticardia, cioè a livello di cuore non deve avere assolutamente scosse elettriche. La prima scossa elettrica è stata effettuata da noi tramite taser, la seconda scossa elettrica se l'è subita da solo. Ma che significa? Se la stufetta si avvicina troppo, ha toccata. Lasciate i cavi esposti, è normale. In realtà non era esposto il cavo. Cercate, diciamo, se succede qualcos'altro. Non è il mio lavoro, ovviamente. Signora, guardi. Direttrice sanitaria, mi perdoni, però se un soggetto
diciamo, scappa diciamo da un fermo della polizia e non manganello. Dobbiamo utilizzare letale, dobbiamo utilizzare il taser, non possiamo farci niente. Col manganello ho paura di fare peggio, quindi... Potevate far di tutto, ma avevate circondato. Vabbè, possiamo portarla in centrale adesso, dottori? Un secondo, sta arrivando la specializzanda con il farmaco che deve che deve assumere il signore, che è una volta al giorno. Ovviamente se dovete arrestarlo o qualcosa non fateli mancare le medicine perché sono di vitale importanza. Smith? Ovviamente. Sì. Ok. Sono in radio. Sì, una cardiospirina. Ah, sì. Sto parlando... Ok, Desiree, perfetto. Ho fatto un po' failure qui comunque. Signore, vieni. Perché? Perché lì stava dando le cime di Maria e ce le aveva tutte nello zaino, aveva detto. Sì, in effetti. Guardate, anch'io non le ho viste. Diciamo, quando l'ho preposita non l'ho fatta vedere. James, mi raccomando, dopo cena, ovviamente pasti leggeri, eh. Non voglio che mangi schifezze, perché anche questo può dare un problema. Rispondano quelli mi raccomando. Che sono... Mangia salutare, non carni troppo grasse, burro, fritti, tipo queste cose qua, ok? Addio a tutto, cazzo. Sì, devi per almeno il primo periodo, il tempo che si rimette in sesto il cuore, ok? Ripete, per favore. Va bene, va bene. Perfetto. Signori, è tutto. Non l'ho presa. Va bene, signore, le metto le manette. Piano, piano, non le faccio male. Prego, ci segua di sotto, torniamo in centrale. Grazie dottori. Arrivederci. Buona giornata e buon lavoro. Grazie dottore. Grazie anche a voi. Arrivederci. 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 Almeno qualcuno fa un lavoro decente. Camminiamo, grazie, stai ottimo. Zitto, grazie. Io parlo quanto voi. Qui Smith, stiamo procedendo a scortare il signore in di nuovo centrale di Vespucci. Il piano è il terzo o il quarto? Quarto, devi tornare indietro. Signore, torna su. Facciamo un po' di sport. Venite, venite, da qua, no. Dove? Vi porto io. A me non sa dove andare. Venite. Oddio, perché corre? Muscoli. È qui. Grazie mille, siamo già persi. Prego. Arrivederci. Stavo mandando di sotto. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, dottoressa. Prego, mi raccomando, Prendi i medicinali, ho dovuto scortare. Ah, sono direttrice. Perfetto. Direttrice, sì. Sono arrivati gli sceriffi, ho fatto senza di lei perché... Però tutto a posto. Apro la porta, Venga allora, di qua. Però lei era impegnata al computer, sa che me. Figurati. Agente. Dove sono io? Che io devo andare via. E comunque la sua direttrice ha ricevuto i documenti del signore, il nome e cognome del signore, dottore. A posto, la ringrazio molto. Parli lei, chieda a lei per far tutto. La ringrazio molto, grazie. Buon lavoro. Arrivederci. Ok, perfetto. Chiudiamo la porta. Perché ascolta sta persona? Perché ascolta sta persona, Arctic. Microphone activated. Più veloce ti sto parlando in radio, comunque. Sì. Io per questa volta lascerei stare il failure P, dai. Cioè, non è chissà che cosa. Ne parliamo qualcun altro di lui, di non dello staff, vai. Sì. Vediamo cosa fa. Cioè, dipende, adesso io lo prequisisco, non c'è più il
la marijuana che c'ha prima, perché magari il dottore le ha passata la metà, allora a quel punto lo segnaliamo, altrimenti no. Prego, l'aiuto. Dal veicolo, Smith. Ecco qua se c'è una cintura. Ecco qua, prendo la scena pure. Ok, venga. Adesso stia lontano dalla stufa, mi raccomando. Ah, e l'avvocato è di sopra, Garcia, penso. L'avvocato? Salve, sono l'agente James Garcia. Si trova di sopra in centrale? Perfetto, sto venendo a prenderla. Se no, devi scendere al piano meno uno. Lo vado a prendere, sennò si perde. In effetti. Ehi. Ferma. Non lo prendere di forza. Prego, davanti a me. Dentro a destra. Senza salire sul tavolo e stia lontano dalla stufa. Venga di qua, in quest'angolo. In quest'angolo, su. Bene. Non fuori dalla porta, stia da qualche parte, basta che stia lontano dalla stufa. Perfetto. Tanto qui c'è lo zainetto. Controlliamo cosa c'è dentro. Oddio, quanta... Ma signore, questa cos'è? Erba, uso personale. Così tanta? E che cazzo? Vado a pesarla, vediamo quanti grammi sono. Oh, una settantina. Una settantina di grammi? Sto portando l'avvocato. Ma sa quanto fumo io? Sì, e lei si porta nello zaino 70 grammi di marijuana? Quelli 70 non sono neanche tanti, eh. Ok, quindi? Questo tutta. Penso che sia un aggravante, comunque. Aggravante. Me la fumo tutta. Permesso. Ho tolto allora, lo zaino 70 grammi di marijuana. Porca miseria. L'avvocato è arrivato, riusciamo a parlare due minuti? Salve, avvocato. Saremo nell'altra stanza, sì. E poi arriveremo. Sì, perfetto. Avvocato, quanti minuti gli servono? Non più di 10 minuti. 10 minuti. Ok, perfetto. Allora avvocato, li cronometriamo. Avvocato, guarda, gli dico brevemente ciò che è successo così per poterla informare. Puoi entrare, informare. Puoi entrare, venga, avvocato. Giusto per informarla, grazie. L'aiuto, le dico cosa è successo. Allora, la signora l'abbiamo fermato per un semplice controllo, dato che c'era stata una segnalazione in zona discount Grove Street di un furto da parte di qualcuno verso il nostro agente. A questo punto io siamo proceduto a controllare i documenti, il signore si è rifiutato ed è scappato con la sua bicicletta. L'abbiamo poi fermato, l'abbiamo tesserato e l'abbiamo poi, perché si è opposto al posto resistenza, e la poi l'abbiamo scortato in centrale qua, perché poi sono stati variati problemi, perché ha avuto un attacco di cuore, perché deserandolo ha avuto una reazione un po' esagerata col cuore, diciamo, quindi abbiamo chiamato un medico in centrale. Qui abbiamo si è opposto di darci i documenti e quindi li abbiamo presi poi roba dalla tasca quando siamo riusciti a capire chi fosse e dove fossero. E ci voleva assolutamente chiamare lei per l'avvocato. Noi abbiamo provato a chiamarlo, infatti, però siamo chiediti per i problemi di connessione che c'erano tra i cellulari vari, non si capiva bene che problema era, poi vediamo. Ha insultato l'agente che l'ha portata qui sotto, dicendogli, non mi ricordo esattamente l'insulto, ma l'ha insultato, e ora abbiamo nel suo zainetto che è qui sul tavolo abbiamo trovato 70 grammi di marijuana. Me l'ha confermata lui che sono 70, se no vado più tardi, andrò a misurarla a vedere quanto pesa. Prego, questo è il suo assistito, si chiama James Smith, e buon lavoro, 10 minuti di tempo. La ringrazio. Sì? Ok, niente. Ok. Noi siamo attraverso il vetro, vuole che andiamo via? No, preferisco conversare in maniera privata col mio assistito. Ok, perfetto. Allora, salve signore. Avvocato, la posso chiudere dentro o mi fido di lei che non la fa scappare? Per sicurezza chiudiamo la porta, tra 10 minuti ritorniamo. Tranquilla.
Vabbè, no, siamo qui in zona, tanto vediamo, controlliamo la porta. La ringrazio. Allora, salve, signore, sono il suo avvocato. È Lewis Cox. Mi deve... Salve, piacere. Mi deve un attimo raccontare come è andata. Ho messo il timer. La faccenda, e si ricordi che mi deve dire la verità, soltanto la verità e niente. Tanto vado a buttare via delle cose. Mi raccomando. Capito? E ma le hanno intimato più volte di fermarsi oppure? Ok. Oh, ok, allora mi aiuti a riassumere solo un attimo che dalla valigetta prendo tutto. Ok, allora, mi ha detto che ha 70 grammi di marijuana. Giusto? Ma mi sentite in radio? No. In più, ha fatto. Riavviatela. E Garcia, mi servi, riavviatela più presto. Lei mi dica se sto sbagliando. Che è successo? Riavviamo. Ok. Resistenza. Riavviamo. Che è successo? Riavviamo. Okay. Poi mi ha detto che è scappato con la bicicletta. User joined your channel. Ok. Non ha cercato di ferire agente Garcia, mi sente? In alcun modo. Sento forte e chiaro. Okay. Perfetto. Allora, signore, devo parlarle in maniera schietta e molto chiara. Ricevo, quello ricevo. Che mi hanno raccontato gli agenti di raga. Sì, ti sentiamo. Io riavviato. Garcia. Per avete riavviato. Ti sentiamo, sì. Riavviato, però vorrei riavviare a lavorare su qualche punto che potrebbe abbassarle notevolmente la pena. Lei ha subito un interrogatorio prima che lei... Beh, lei ha chiamato l'avvocato e le hanno fatto comunque un interrogatorio. Sì. User joined. Nessuno, raga. Ok, e cosa? Dopo non mi sentite? No. No. E subito... Cazzo, è possibile? Vabbè, mi servi... Ok, e devo farle un'altra domanda. Chi? Le hanno per caso fatto delle domande io? In sì. Mia assenza? Perché? Dopo che lei, so. Dopo che vabbè, lei vado aveva vado chiesto vado esplicitamente l'avvocato. No, no, vedete. Siamo la buggy. Ok, perfetto. Questa è una palese violazione. Non potevano hanno ancora 5 farlo. Minuti comunque. Senza la presenza dell'avvocato? Lei è in stato di fermo, quindi lei non può decidere se possono farle una perquisizione oppure no. Se lei chiede esplicitamente la presenza di un avvocato, deve essere presente un avvocato sul posto nel momento in cui viene fatta la perquisizione. E in più anche l'interrogatorio, se lei l'ha espressamente richiesto, deve comunque essere presente il suo tutore legale. Quindi lei mi dice che questo non è stato rispettato, giusto? Ok, molto bene. Allora, signore, sarò molto realista con lei. Le strade sono due. Lei ha già confessato
ha dei reati abbastanza gravi a suo carico. Glielo dico subito che rischia parecchi anni di carcere e una multa parecchio salata. Aveva 70 grammi di marijuana, il che è un reato di media gravità. 70 unità sono parecchie, signore. In più abbiamo anche il mancato alta e la resistenza pubblico ufficiale, quindi dobbiamo cercare di lavorare su questi punti, cercando quindi di concentrarsi sulla violazione che hanno commesso gli agenti a suo carico, quella di non garantirle un avvocato nel mentre che le facevano sia la perquisizione personale e sia l'interrogatorio. Questa è una chiara violazione dei suoi diritti. Perfetto, abbiamo tutto e adesso cerchiamo di vediamo se riusciamo a patteggiare in qualche modo con le autorità per cercare di ridurre la sua pena. E in che senso? Signore, per la legge è chiara. Più delle 5 unità lei non può possedere con sé, non è Ma considerato utilizzo 5 unità personale. non ci faccio neanche una cazzo di canna. Allora, lo so, ma la legge è questa. Noi dobbiamo cercare di muoverci all'interno di questi binari. Spero che lei possa comprendere. Ora mi dia solamente un secondo che visualizzo qualche carta qua. Ok. Anzi, mi correggo, mi sono confuso con un'altra sostanza. Lei può circolare solamente con una unità di Come marijuana, una? quindi Ma un grammo, solamente che un cazzo? grammo. Sì. Che merda. Ok, allora, signore, sono andato a controllare tutti gli articoli e lei rischia 24 mesi di permanenza in un istituto detentivo con una multa pari al 5% del patrimonio. Oh cazzo. Ok, quindi lei Oddio. rischia parecchio. Adesso cercherò di chiedere agli agenti di visionare le loro bodycam per vedere se effettivamente la violazione dei suoi diritti fondamentali è avvenuta. Perfetto, Non si può attenda. puntare anche sull'utilizzo del taser in quella maniera? Adesso chiediamo i filmati delle bodycam e valutiamo Ok. se si possa configurare un abuso di potere. Ottimo, ottimo. Salve signorina, Sì. io ho terminato. Se Ok. può seguirmi.
Sono allora, finiti 10 minuti comunque, smettiamo. Sì, sì, ma sono entrato. Il mio assistito qui presente ha commesso degli illeciti. Vorrei sapere quali reati pendono sul suo capo. Le ho elencati prima di entrare, che iniziate a parlare con il suo assistito. Voglio sapere per quali reati è accusato. Avviserà se ti sentono. Così non l'ho capito, mi spieghi. Quali sono i reati che pendono sulla sua testa? Faccio un elenco. Avvocato, gli ho detto prima che iniziasse a parlare col signore. Me li può ripetere? Ok, allora, il signore è fuggito dalla polizia. Quindi ho posto resistenza all'arresto e è fuggito dalla polizia. Ha oltraggiato un agente in seguito in ospedale dopo che si è scortato perché si era fatto del male con la stufa dietro di lei. In seguito con una serie qui per controllare per la mia incolumità, diciamo che non avesse armi da qualche parte, ho dovuto perquisirlo e tutto lo zaino. Ho controllato se erano state trovate delle foglie di marijuana. Ok, le devo fare una domanda. Semplicissima. Mi può dire quando il soggetto ha fatto richiesta? Ha fatto richiesta di un avvocato quando è arrivato qui in centrale. E allora abbiamo proceduto a chiamarla, di seguito ho avuto dei problemi di comunicazioni, quindi gli abbiamo detto di fornirci il numero di telefono, lui si opponeva finché ha utilizzato diciamo in modo illecito il cellulare. Illecito, mi avete smarritato, l'ho chiamato. Le abbiamo dato il permesso di prendere il cellulare e darci fornirci il numero di telefono, avremmo chiamato un avvocato, lui invece di sua spontanea volontà ha preso il cellulare e ha telefonato all'avvocato per conto suo. In modo illecito, quindi non è illecito. In realtà l'avvocato va chiamato da noi e poi l'articolo che ha infranto. L'illecito si configura solamente quando si ha una chiara violazione delle leggi. Se voi l'avete smanettato, non vedo quale sia il problema, agente. Comunque. Il fatto è che poi dopo l'avvocato non c'era, sembrava non esserci, e abbiamo proceduto a prendere i documenti e a identificare il soggetto. Oh, ok. Quindi poi a un certo punto è sorto questa cosa, il fatto che lei era presente quando l'ha telefonata. Sì, e la perquisizione quando è stata? Mentre lei era qui fuori dalla porta per la sua incolumità e la mia incolumità, ho dovuto perquisirlo per forza perché altrimenti poteva averci un'arma da qualche parte, una bomba, anche qualcosa nello zaino, il pericoloso. Conferma? No, è stata fatta prima. Anche in ospedale, sì, per l'incolumità dei medici, mi perdoni. Non mi fidavo a smanettarlo perché i medici hanno richiesto di smanettarlo, quindi ho dovuto controllare cosa aveva nelle tasche, infatti avevo un coltellino e quindi ho proceduto a ritirare il coltellino per, diciamo, per non fare in modo che magari potesse fare qualche pazzia contro un medico. Mi perdoni, avvocato, ma io devo salvaguardare la vita di tutti e non posso lasciarlo con un coltellino addosso. Il problema è che se il signore ha fatto la richiesta di un avvocato, la perquisizione va fatta in presenza dell'avvocato. Non avevamo idea di dove lei fosse quando noi siamo partiti per l'ospedale. Ci è stato detto in ospedale, quando eravate in ospedale, ormai avevamo fatto la perquisizione, ci è stato detto che lei era venuta in centrale. Ma il signore ha fatto esplicitamente richiesta di un avvocato e si sapeva che un avvocato era in città? Preferiva che il sostituto moriva qui di arresto cardiaco, avvocato, mi dica lei adesso. Perché qui sembra che per una perquisizione io dovevo lasciare morire il suo assistito e lasciare rischiare la vita a un medico e a me stessa. Per non perquisirlo. È un assemblamento che ha fatto lei. Io le ho posto un'altra domanda. Io le ho chiesto. È stato fatto un interrogatorio al mio assistito? No, quello negativo, non è stato fatto nessun interrogatorio. Sono state poste domande. Adesso vi spiego come funziona. Non posso, sono in un interrogatorio, ho bisogno anche di te, Riga. Il mio ha bisogno di me? Sì. Allora, andiamo su. Un attimino. Un agente a tutti i costi voleva parlare con me. E io ho detto, finché non arriva il mio avvocato io non parlo. Sei da solo? La gente con la voce profonda, non lo so.
Dunque, avvocato, se la domanda è stato eseguito un interrogatorio al sospettato? Assolutamente no. Se vuole possiamo fornirgli anche la body cam con tutto quanto. Esatto. Se uno mi fa una domanda dietro l'altra, non è un interrogatorio? Scusi, abbiamo aspettato l'avvocato, l'abbiamo detto, per cortesia ci dia il nome dell'avvocato che lo chiamiamo. Lei non ci ha ascoltato, ha chiamato lei personalmente l'avvocato. No, questo e questo prima, non questo è corretto. Questo è avvenuto uno. Dopo. Eh beh, perché prima le abbiamo fatto delle domande. Il signore con la voce interloquista profonda con sera. Me interloquista con me, non col mio assistito. Grazie. Le stavo dicendo comunque, avvocato, che possiamo anche fornirgli la bodycam se lei vorrà, ma le posso assicurare che l'interrogatorio non è stato eseguito. Sono abbiamo aspettato state fatte lei. Delle domande, a quanto pare. Ci faccia esempi di domande e diremo se sì o no. Mi può elencare gentilmente, assistito, quali domande sono state poste? Attimo, le domande ora non me le ricordo bene, però mi era stato detto dalla gente con la voce grossa, non so. Era venuto da me e ha detto: dimmi per quale motivo devi fare tutto ciò. Non mi ricordo esattamente la domanda. Invece capitano, salve. Avvocato, però sono qui da tipo un'ora e mezza. Se non si ricorda le domande, io non saprei potreste dove arrivare. Fornire potreste la dirmi che cosa è successo? Soggetto. Certamente. La ringrazio. Io purtroppo non posso ora. Ci penso io, vado in un'altra stanza. Voglio la bodycam della gente che lui dice che ha posto delle domande. Non è in città. Sto parlando da microfono. La gente che intende è il tenente austriaco. Oppure l'altro, però non sono entrambi in città. Ok, questo è perfetto. Vice capitano. Mi dica. I suoi agenti usano il taser come se fosse un giocattolo. Che è successo? Si divertono a taserare. Per quale apparente motivo? Ha assistito, faccia silenzio. Ok. Agente Lisa, che è successo? Sì, venga fuori che le spiego. Allora, abbiamo proceduto dopo c'è stata una segnalazione da parte degli sceriffi che è stato derubato uno sheriff da parte delle persone Grove Street in zona dopo il Vanilla, diciamo verso il discount. Abbiamo trovato un uomo in bicicletta, ci siamo fermati per controllare i documenti, che era questo soggetto qui, e ha posto resistenza scappando con la sua bici. A questo punto abbiamo proceduto con l'inseguimento. Una volta bloccato all'interno di un perimetro, il signore è sceso dalla sua bicicletta e si è messo a correre per strada affinché l'abbiamo teserato per fermarlo, perché stava scappando, diciamo. Ha avuto resistenza all'alto. Esatto. Dov'è il problema, quindi? E infatti non c'è nessun problema. Il problema è venuto dopo, quando ha avuto una specie di attacco cardiaco, ha dato che è bradicardico, dicono. Invece che ha problemi al cuore, quindi ha avuto dei problemi al cuore dopo la teserata. Abbiamo chiamato un medico, abbiamo dato assistenza medica, curato una volta. L'avete teserato alle gambe? L'abbiamo teserato, diciamo, in quel momento stava correndo, non siamo riusciti a... Ma da dietro comunque. Da dietro, ovvio, sulla schiena. Fermo stradale anche. Una volta teserato l'abbiamo portato in centrale, ha ricevuto una scossa, diciamo, sono stati variati problemi. Sono state svariate cose. È venuto un attacco cardiaco con una teserata alla schiena. Soffro di bradicardia. Con una teserata non è un taser, mica un giocattolo. Capisco. No. È come se faccio un inseguimento. Anzi, se una macchina, no, sospetta, esce da un parcheggio, metto le strisce chiudate e si rompe il tettuccio. Non ha senso, no? Come? Beh, non quando, ha senso. Quando la carica elettrica non si limita solamente nella zona colpita, ma attraversa tutto il corpo. Non per niente il taser ha effetto immobilizzante sul soggetto. Sto parlando dal microfono, signori. Il video è in caricamento, dovete attendere un paio di minuti. Ringrazio. Allora, per quanto riguarda il resto, quindi il suo assistito...
ha mancato l'alta di un agente di polizia. Adesso, adesso parliamo. Quattro agenti erano intorno a me. Ero fermo. Ha assistito. Le consiglio di tacere se vuole che possa preparare una buona difesa. Faccia interloquire a me con gli agenti di polizia. Avvocato, se vuole, posso anche dimostrargli questo via bodycam. E sono stati effettuati ripetuti richiami per quanto riguarda il sospetto di fermarsi. Sono più di 10 richiami. Se vuole, posso fornirglielo tramite bodycam. Io ne ho sentito uno. Proceda. Allora, per quanto riguarda il possesso dei 70 grammi di unità. Non mi dica che erano per uso 70... personale, perché... Posso parlare? Certo. La ringrazio. Quanto riguarda i 70 grammi di marijuana in possesso dal soggetto, per quanto riguarda il mancato alt del soggetto qui presente, nonché il mio assistito, e per quanto riguarda la resistenza all'arresto del mio assistito, il mio assistito si dichiara assolutamente colpevole per quello che ha commesso e riconosce l'illegittimità dei suoi gesti. Va bene, a noi ci basta questo. Allora fate pertanto, uno sconto della pena. No, aspetti, gentile. Aspetti. Sì. Pare però che sia stata fatta una violazione dei diritti della persona qui presente, in quanto è avvenuto un interrogatorio quando il sospettato aveva espressamente chiesto che venisse chiamato un avvocato. L'avvocato gli era stato garantito, ma sono state comunque poste le domande al soggetto, non in presenza del suo avvocato. E questa è una palese violazione dei diritti. Mi ricevete, prova radio. Se mi dite se lei, non so, agente Lisa, chi è stato a fare l'interrogatorio? Penso sia stato l'agente Constantine. Constantine prenderà provvedimenti in prima persona. Penso sia stato lui. Poi non so se il tenente ha fatto altre domande. Vabbè, qualcuno l'ha fatto, non penso che stia a parlare da solo la gente. Comunque conferma l'uomo con la capiglia castetto neri. Se non sbaglio dovrebbe essere stato lui. Non so, la voce grossa, parlava piano. Vabbè, penso sì, di sì. Ciuffo nero. Vice capitano mi sente? Mi sa di sì. Vice capitano. Sì, la sento. No, sto parlando in microfono. Ok, una cosa molto semplice, avvocato, devo parlare con lei direttamente. Il fatto della perquisizione e abbiamo tolto il coltello, effettivamente l'abbiamo fatto uno perché bisognava eseguire delle verifiche. A me non sembra di aver citato. Non ha citato questo argomento, infatti. Ok, okay. Allora mi scusi, cioè, mi scusi, non avevo capito. Assolutamente lecito, perché è lecito in quanto il soggetto qui presente ha commesso dei reati di, certo, di rilevanza. La sua email, per cortesia? Mi può trovare su polens@disco.com. Sì, lei mi riceve? Adesso mi prenderò qualche minuto. Mi riceve? Sì, cerca Claudio. Poi se d'accordo, agenti, provvederei con un patteggiamento della pena. Certo, certo. Sì, raccontare che siamo qui da ore, da quasi un'ora, e poco più di un'ora che siamo qua a fare questa cosa. Certamente. Non so se mi sente la gente dal vetro. Dietro il vetro? Sì, la sento. Dovrei avergli inviato un messaggio via email. Esatto. Ok, le invio il video. Vabbè, comunque, l'interrogatorio sarebbe durato poco se non avesse richiesto l'aiuto dell'avvocato, quindi... Io l'ho richiesto appena mi ha messo le manette.
Certo. Peccato, ci sono stati con problemi di comunicazione. E lei si è ha preso la scossa, quindi... Avvocato, il video che vede è dalla mia visuale ovviamente del petto e è l'unico, diciamo, tra virgolette, interrogatorio, perché non è stata eseguita alcuna domanda a riferimento al sospetto. Se vuole tutto il video è un po' il problema, perché sono 2 ore di video e caricarli è tanto tempo. Gli ho messo la parte saliente. Il fatto che un altro agente abbia fatto delle domande è già stato appurato. E penso che si consideri... Vabbè, adesso troverò io l'agente che ha fatto. Ok, perfetto. Vi chiedo solamente un secondo. Oh, ok, perfetto, tutto a posto. Allora, visti i reati del signore, penso che... Le pene che gli spettano sono pari a 24 mesi di reclusione. Esatto. Il 5% della perdita del patrimonio. Facciamo che gli leviamo 14 mesi e gli diamo il 5% del patrimonio. E gli sequestriamo, diciamo, ovviamente tutti gli stupefacenti. Allora, per quanto riguarda la confisca sono pienamente d'accordo. Per quanto riguarda la pena detentiva, direi che comunque con la multa rimane schedato. E visto la grande quantità di tempo che ha dovuto aspettare, e anche per la mancata garanzia dei diritti del soggetto, per quanto riguarda sia il reperimento di un avvocato e sia più di 14 mesi, non posso entrare, mi spiace. Chiedo che vengano fatti 10 mesi di carcere con una multa pari al 5% del suo patrimonio. Va bene, va bene. Va bene. Perfetto. Va bene. Se posso solo avere le generalità complete del signore per poi mandare la parcella. Scusi? Vuole i documenti. Del signore? Sì. James Smith. Ok. Però avrei bisogno anche di tutte le altre per poi procedere va bene, alla compilazione della fattura. Ecco. Gli avete rimesso... Vabbè, sì. Sì, il documento ce lo dovrei avere, ce lo dovrei avere io, ecco, un attimo solo che glielo prendo, Signori, avvocato, io vi lascio. È qui il documento, avvocato. Servizio, vice capitano. Arrivederci. Avvocato, per qualsiasi cosa, se riserve altri parti di video, sono disponibile. Mi chiamo, sono l'agente James Garcia. È a posto, la condanna. Perfetto. È stata... Vabbè, arrivederci. Grazie. Oh, ok, perfetto. Signora, la contatterò e poi certo. Ci metteremo d'accordo in separato. Glielo mandi comunque via mail i documenti, avvocato. Perfetto, la ringrazio, è stata veramente gentile. Le auguro una buona permanenza. Oddio. In carcere, signor Smith. E spero che in futuro non iteri ancora. Perfetto. Ci sentiremo presto. Perfetto. Buona serata anche a voi, agenti. Arrivederci, grazie, avvocato. Grazie, avvocato. Prego, signore, adesso procedo con la... Elisa, gli devi fare le foto? Sì, devo smanettarlo e prendere i stupefacenti e poi farò le foto tutto. Arrivederci. Arrivederci. Dice capitano, ora se vuole può andare pure, riesco a farlo. No, vabbè. Va bene. Ok, tolgo le manette. Metta a terra le stupefacenti dallo zaino, lei stesso, per favore. Ok, perfetto. Altre sostanze o altre armi la perquisisco di nuovo? No, in teoria. Ok, non possiede più niente di illecito. Prego, mi segua. Può recare lì su vicino al pannello. Mi dia un attimo i documenti che... Ok, perfetto. Perfetto, può venire un attimo qua, le faccio la multa del 5%. Sì, giusto, così patteggiato, giusto, 5% e 10 mesi. Sì, 5% e 10 mesi.
Cazzo, era meglio se pagavo prima l'avvocato. Come? Perché? Ah, vabbè, poi la ricontate era lì. Penso che i medici l'abbiano registrata, un secondo solo, eh. L'hanno registrato, ok. Ok, ecco qua. $1,497. Perfetto. Prego, mi segua verso le celle. Le devo mettere le manette. Ok, 10 mesi. Arrivederci, buona permanenza, signore. Arrivederci. Gente. Faccio un saltino. Sì, faccio un saltino. O si muove un po'. Ah, ecco. Perfetto, arrivederci. Arrivederci. Io vedo ancora fuori. Ok, perfetto. Mamma mia, l'arresto più lungo che abbia mai fatto. Oh, yeah. Potevi chiamarmi un po' prima. Prima sei andato tutto liscio, poi è stato l'avvocato che è stato a lamentarsi. Vabbè, se si richiede l'avvocato non bisogna fargli domande prima. Ora ci spieghi cosa significa quella cosa che hai fatto? In radio? Credo, ah. Sound reset microphone activated. Numero di sotto. Channel switched. Ciao. Com'è, Frank? Non ho capito. Dovete soltanto aggiungere il centro operativo in Whisper. Ora vi spiego. Ah, c'è già fatto tu, Frank? Mm-hmm. Ah, quindi tenere il push to talk e aggiungere al Whisper con gli sceriffi anche questa stanza. No, io volevo dire... abbiamo fatto un nuovo metodo. A parte che Frank dobbiamo resettare il TS, perché anche Ivan abbiamo trovato questo problema. Vabbè, anche ragazzi, con io adesso chiudo la live. Andiamo sopra, aspetta. E intanto non funzionava, no, non funzionava il Whisper dal centro operativo. Basta aggiungere al centro operativo polizia il Whisper e ha funzionato. No, da tutti i canali, Frank, non funzionava proprio. Aspetta, fammi provare. No, ma perché si voleva fare un'altra cosa?